Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale in cui vedremo altre domande di diritto civile per concorsi pubblici e in particolar modo per il concorso INPS 1858 posti. Ai sensi dell'articolo 1766 del Codice Civile, il deposito è un contratto reale a effetti obbligatori. Ai sensi dell'articolo 1119 del codice civile, l'assicurazione sulla vita può essere stipulata sulla vita propria o su quella di un terzo. Ai sensi dell'articolo 1935 del codice civile, le lotterie hanno luogo ad azioni in giudizio, sì, se sono state legalmente autorizzate. Ai sensi dell'articolo 1938 del codice civile, la fideiussione può essere prestata per un'obbligazione condizionale, sì. Ai sensi dell'articolo 1941 del Codice Civile, la fideiussione è contratta a condizioni più onerose di quanto dovuto dal debitore è valida nei limiti dell'obbligazione principale. Ai sensi dell'articolo 1948 del Codice Civile, le annualità delle rendite perpetue o vitalizie sono soggette a prescrizione, sì, del termine di 5 anni. Ai sensi dell'articolo 1948 del Codice Civile, le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro sono soggette a prescrizione, sì, dopo 5 anni. Ai sensi dell'articolo 1952 del Codice Civile, in quale delle seguenti ipotesi il fideiussore che ha abbaccato non ha diritto di regresso contro il debitore principale quando, avendo il fideiussore omesso di denunciargli il pagamento fatto, il debitore ha pagato ugualmente il debito? Ai sensi dell'articolo 1965 del Codice Civile, la transazione è il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Ai sensi dell'articolo 1974 del Codice Civile, la transazione è fatta su lite già decisa con sentenza passata in giudicato, ma di cui le parti e una di esse non aveva notizia, è annullabile. Ai sensi dell'articolo 1989 del Codice Civile, promessa diretta a pubblico vincolo il promittente non appena resa pubblica. Ai sensi dell'articolo 1999 del Codice Civile, i titoli di credito al portatore possono essere convertiti dall'emittente in titoli normativi su richieste a spese del possessore. Ai sensi dell'articolo 2034 del Codice Civile, le obbligazioni naturali sono ripetibili? No, in quanto la prestazione è stata spontaneamente eseguita in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo il caso in cui sia stata resa da un incapace. Ai sensi dell'articolo 2043 del Codice Civile, il danno è risarcibile se provocato con colpa o dolo. Ai sensi dell'articolo 2043 del Codice Civile, un fatto che ha cagionato un danno ad altri può essere fonte di responsabilità civile, sì, se il danno procurato è ingiusto. Ai sensi dell'articolo 2048 del Codice Civile, i precettori, i maestri d'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi solo nel tempo in cui i suddetti sono sotto la propria vigilanza. Ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile, chi è responsabile del danno cagionato da cosa in custodia? Colui che ne ha la custodia, salvo che provi il caso fortuito. Ai sensi dell'articolo 2053 del Codice Civile, il proprietario di un edificio è responsabile dei danni cagionati alla rovina dell'edificio stesso,
Sì, tranne nel caso in cui la rovina non sia dovuta a difetto di manutenzione o vizi di costruzione. Ai sensi dell'articolo 2058 del Codice Civile, in quale caso il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora la reintegrazione sia in tutto o in parte possibile. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile, nelle associazioni conosciute, per deliberare lo scioglimento occorre il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati. Ai sensi dell'articolo 2118 del Codice Civile, il preavviso nel rapporto di lavoro ha una durata stabilita dal contratto di lavoro collettivo individuale, ovvero in mancanza dalle disposizioni relative al contratto di impiego privato, ovvero ancora ora dagli usi o secondo equità. Ai sensi dell'articolo 2119 del Codice Civile, il lavoratore che si dimette per giusta causa deve dare preavviso, no, quando si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro. Ai sensi dell'articolo 22 del Codice Civile, nelle associazioni conosciute, le azioni di responsabilità contro amministrazioni sono deliberate dall'Assemblea. Ai sensi dell'articolo 24 del Codice Civile, la qualità di associato è trasmissibile? No, salvo che sia consentito dall'atto costitutivo dello statuto. Ai sensi dell'articolo 2643 del Codice Civile, quali dei seguenti atti non sono soggetti a trascrizione? Esposti i contratti che trasferiscono la proprietà di beni mobili. Ai sensi dell'articolo 2670 del Codice Civile, le spese della trasmissione sono a carico di chi la domanda, salvo il diritto di rimborso nei confronti dell'interessato. Ai sensi dell'articolo 2784 del Codice Civile, possono essere date in pegno le università di immobili? Sì. Ai sensi dell'articolo 2818 del Codice Civile si può iscrivere ipoteca sul diritto di superficie? Sì. Ai sensi dell'articolo 2879 del Codice Civile, la rinuncia del creditore all'ipoteca deve essere espressa e risultare da atto scritto sotto pena di nullità. Ai sensi dell'articolo 2901 del Codice Civile, l'azione revocatoria ordinaria è volta a ottenere una sentenza che dichiari inefficaci nei confronti del creditore, agente gli atti di disposizione del patrimonio del debitore che rechino pregiudizio alle sue ragioni. Ai sensi dell'articolo 2901 del Codice Civile, quali effetti produce il vittorioso esercizio dell'azione revocatoria? Inefficace nei confronti del creditore che agisce nell'atto di disposizione del patrimonio compiuto dal debitore a pregiudizio delle ragioni del creditore. Ai sensi dell'articolo 2901 del Codice Civile, quali tra le seguenti non costituisce condizione per l'esercizio di un'azione revocatoria? L'inerzia del debitore. Ai sensi dell'articolo 2936 del Codice Civile, il patto con cui le parti modificano la disciplina legale della prescrizione è nullo. Ai sensi dell'articolo 2947 del Codice Civile, entro il che termine si prescrive il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito, non penalmente rilevante né derivante da circolazione di veicoli, 5 anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. Ai sensi dell'articolo 2948 del Codice Civile, in quanti anni si prescrivono le annualità delle rendite perpetue? 5. Ai sensi dell'articolo 2948 del Codice Civile, le annualità delle pensioni alimentari sono soggette a prescrizioni? Sì, del termine di 5 anni. Ai sensi dell'articolo 2948 del Codice Civile, l'azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori nei casi stabiliti della legge si prescrive in 5 anni. Ai sensi dell'articolo 2950 del Codice Civile, il diritto del mediatore al pagamento della provvigione è soggetto a prescrizione, sì, del termine di un anno.
Ai sensi dell'articolo 2951 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di spedizione si prescrivono in un anno. Ai sensi dell'articolo 769 del Codice Civile, la donazione è un contratto. Ai sensi delle disposizioni del Codice Civile, in quali ipotesi il termine fissato per l'adempimento di una prestazione da par di parte deve considerarsi essenziale nell'interesse dell'altra quando risulta dalla natura o dall'oggetto del contratto è stato espressamente convenuto dalle parti. Ai sensi delle disposizioni del Codice Civile, quali tra i seguenti negozi giuridici non costituisce titolo idoneo all'acquisto della proprietà? L'usufrutto. Al fine della messa in mora del creditore, se l'obbligazione ha per oggetto un bene immobile, l'offerta della prestazione deve essere per intimazione a prenderne possesso. Andrea conclude mediante scrittura privata la compravendita di titoli obbligazionali da persona da dominare. Visto l'articolo 1403 del Codice Civile, in che forma la dichiarazione di nomina deve essere redatta? Per scrittura privata. Apertasi la successione alla quale sia chiamato colui signora l'esistenza, coloro i quali è devoluta la successione medesima devono procedere innanzitutto all'inventario dei beni e alla prestazione della cauzione. Catullo deve, per vincolo di legge, provare per iscritto il contratto stipulato con Diberio. Non avendo più alcuno scritto, in quale caso Catullo potrà chiamare come testimoni Cesare e Augusto per ottenere il medesimo risultato probatorio, nel caso in cui il contratto sia andato smarrito nell'incendio dell'ufficio di Catullo provocato da una fuga di gas nell'ufficio del piano di sotto. Che cosa stabilisce come regola generale l'articolo 1183 del Codice Civile? A proposito del tempo dell'adempimento dell'obbligazione, qualora il momento in cui la prestazione debba essere eseguita non sia determinato, che il creditore può esigerla immediatamente. Che differenza sussiste tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale con riferimento alla finalità? La responsabilità contrattuale tutela i contraenti nell'ipotesi mancata o insensata esecuzione del contratto. La responsabilità extracontrattuale ha la finalità di ripartire un danno derivante da un fatto illecito. Che effetto produce, ai sensi dell'articolo 1566 Codice Civile, il patto con cui l'avente diritto alla somministrazione si obbliga a dare la preferenza al somministrante nella stipulazione di un successivo contratto per lo stesso soggetto è valido purché la durata dell'obbligo non ecceda il termine di 5 anni. Che efficacia ai sensi dell'articolo 1974 Codice Civile ha la transazione fatta su lite già decisa con sentenza passata in giudicato è annullabile quando le parti a una di esse non ne avevano notizia. Che efficacia ha, ai sensi dell'articolo 1500 Codice Civile, in un contratto di vendita il patto che prevede l'obbligo per il venditore che voglia esercitare il diritto di riscatto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita, il patto è nullo per il prezzo eccedente quello di vendita. Chi è il locatario di un appartamento? Chi lo ha in affitto? Chi è stato molestato in possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di un'università di più di immobili può chiedere la manutenzione del possesso medesimo articolo 1170 Codice Civile entro l'anno della turbativa. Chi ponga in essere una gestione di affari altrui è soggetto alle stesse obbligazioni che deriverebbero dal contratto di mandato. Chi può far valere la nullità di un contratto? Le parti terze che vi abbiano interesse e il giudice. Chi risponde del danno cagionato da un mastino napoletano,
Fuggito dalla custodia che nel parco ha mosso un ragazzo minorenne che lo ha colpito con un bastone, il proprietario o l'utente per il tempo in cui l'ha in uso, salvo che provino il caso fortuito. Gli trova una cosa mobile, codice civile, articolo 927, deve restituirla al proprietario e se non lo conosce deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento. Chi senza esservi obbligato assume scientemente la gestione di affari altrui è tenuto a continuarla e a condurla al termine finché l'interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso. Cicerone acquista un immobile da Tarquinio, attuando un diritto di riscatto. 6 mesi dopo, dal giorno in cui Cicerone comunicava verbalmente a Tarquinio la volontà di esercitare il diritto, Tarquinio gli oppone la nullità della clausola. Tarquinio ha ragione, sì. Codice civile libro terzo della proprietà, titolo primo dei beni, capo primo dei beni in generale. Si individui l'affermazione corretta. Salvo che dalla legge risulti diversamente, le disposizioni concernenti i beni immobili si applicano anche ai diritti reali che hanno per oggetto beni immobili e le azioni relative all'articolo 813. Codice civile, libro terzo della proprietà, titolo primo dei beni, capo primo dei beni in generale. Si individui l'affermazione errata. Sono frutti civili quelli che provengono direttamente dalla cosa vi concorrono all'opera dell'uomo, articolo 820. Codice civile, libro terzo della proprietà, titolo primo dei beni, capo primo dei beni in generale. Si individui l'affermazione errata. Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa qualora non vi concorra l'opera dell'uomo, articolo 820. Codice civile, libro terzo, della proprietà, titolo primo, dei beni, capo primo, dei beni in generale, si individua l'affermazione errata. Salvo che dalla legge risulti diversamente, le disposizioni concernenti i beni immobili si applicano anche ai diritti reali che hanno per oggetto beni immobili, ma non le azioni relative, articolo 813. Coerentemente a quanto riportato dall'articolo 2094 del Codice Civile, per prestatore di lavoro subordinato si intende colui che si obbliga mediante la retribuzione a collaborare nell'impresa prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze sotto la direzione dell'imprenditore. Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un bene immobile, iscritto a pubblici registri in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto, ne compie il suo favore su campione col decorso di 3 anni dalla data di trascrizione. Se non concorrono le condizioni sopra previste, il su campione si compie col decorso, articolo 1162 Codice Civile, di 10 anni. Colui che ha alienato un diritto sotto condizioni sospensiva deve, in pendenza della condizione, comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte. Colui che, per formare una cosa nuova, adopera una materia non di sua proprietà pagandone il prezzo, diventi proprietario della cosa nuova per specificazione. Come definita la transazione dell'articolo 1965 Codice Civile, come il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o pervengono una lite che può sorgere tra loro. Come è denominato il contratto con il quale due o più persone affidano a un terzo una cosa o una pluralità di cose rispetto alla quale sia nata tra esse controversia perché la custodisca e la restituisca è quella in cui spetterà quando la controversia sarà definita, se questo convenzionale articolo 1798 Codice Civile.
Come è denominato il vincolo giuridico per cui la persona detta debitore è tenuta verso un'altra detta creditore ad una determinata prestazione che può consistere in un dare, in un fare o in un non fare obbligazione? Come è tradizionalmente indicata la caratteristica dei diritti reali rappresentata dal dovere di tutti i consociati di astenersi dall'interferire nel rapporto tra titolare del diritto reale ed il bene che ne è oggetto e correlativamente alla possibilità per il titolare di agire in giudizio contro chiunque contesti e pregiudichi in suo giudizio assolutezza. Come è tradizionalmente indicata la caratteristica dei diritti reali rappresentata dalla opponibilità del diritto a chiunque possieda o vanti diritti sulla cosa inerenza. Come tradizionalmente indicata la caratteristica dei diritti reali rappresentata dalla possibilità per il titolare di esercitare direttamente il potere sulla cosa senza necessità della cooperazione di terzi, immediatezza. Come si acquistano i frutti civili giorno per giorno in ragione della durata del diritto? Come si costituisce servitù coattiva articolo 1032 codice civile per contratto o in mancanza, con sentenza o con atto dell'autorità amministrativa nei casi specificamente determinati dalla legge? Come si definisce il contratto con il quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo locazione? Come si definisce il contratto tramite il quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile affinché se ne serva per un tempo o per uso determinato con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta ma senza obbligo corrispettivo comodato? Come si definisce il contratto tramite il quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili e altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità mutuo? Come si definisce il contratto tramite il quale una parte si obbliga a far godere all'altra un bene mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo locazione? Come si definisce il diritto che attribuisce al titolare il potere di servirsi della cosa e se è fruttifera di raccoglierne i frutti per quando occorre i bisogni suoi della sua famiglia uso? Come si definisce i beni che si pesano, si contano, si misurano e perciò possono essere sostituiti con altri dello stesso genere fungibili. Come si emancipa il minore di diritto con il matrimonio? Come si somministrano gli alimenti mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto? Il video di oggi termina qua. Per vedere altri miei video, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche.